pomeriggio vlog. È domenica e sono già un paio di giorni che ho questa vena artistica che mi frulla per il cervello e avevo proprio voglia di fare qualcosa di DIY per la mia casetta nuova. Quindi sto aspettando la mia amica Beatrice che mi assista in questa creazione e oggi creeremo una vision board o mood board o dream board, che dir si voglia. Comunque un collage di immagini, citazioni, cose di questo tipo che rappresenti i miei obiettivi per il 2020. Ovviamente si tratta di una cosa molto personale, nel senso questi sono i miei obiettivi per il 2020 e quello che io voglio raggiungere durante quest'anno. Però ho pensato di vloggare questa creazione perché magari può ispirarvi a creare anche voi la vostra vision board e B può aiutarvi a capire qualcosa di più di me e quello che voglio raggiungere entro la fine di quest'anno. In realtà né io né lei abbiamo mai fatto una cosa del genere, quindi vediamo un po' come va. Io filmerò il processo, vi farò vedere insomma tutto l'occorrente per crearlo e come noi abbiamo intenzione di impostare, incollare tutte queste foto e citazioni. Speriamo che venga una cosa carina, perché non è detto, magari viene una boiata, però vediamo insomma. Quindi oggi facciamo questa cosa assieme. Allora, vediamo assieme tutto l'occorrente prima di cominciare. Allora, questo che è la parte dietro della cornice, che è questa, quindi sarà il nostro foglio di lavoro dove incolleremo tutte le foto. Poi queste sono le foto, alcune sono già tagliate, altre sono da ritagliare. Lo stesso queste. Io le ho stampate di diverse dimensioni perché tendenzialmente quelle più grandi dovranno fare la parte dello sfondo, mentre invece quelle più piccole in primo piano. Ho comprato tutti questi nastri adesivi colorati per incollare le foto e per fare le decorazioni. Poi un nastro adesivo trasparente. Ho preso anche questi appiccichini, tipo quelli da diari scolastici, per rifinire poi in fase finale. E poi ho un giornale semplicissimo per magari ritagliare delle scritte o vediamo un po' se è necessario. Allora, è passata tipo solo mezz'ora per capire come posizionare le cose sul collage. È stato un po' più impegnativo del previsto, però adesso abbiamo tutto il collage pronto di dove vogliamo posizionare le cose, quindi procediamo ad incollarle con il nastro adesivo. Sì. Ovviamente ho stampato tipo 15.000 foto in più perché go people go home. E le appiccicheremo un po' con lo scotch trasparente, un po' con lo scotch colorato e poi voglio anche vedere dove inserire questi cosetti qua che ci tengo tantissimo a inserirli da qua. Ma che bello! I'm so proud! Is it cute? Sì! Yes! Si vede? Allora, questo è il vision board barra dream board barra mood board, che dir si voglia, finito. E volevo spiegarvi un po' brevemente tutte le cose che ho inserito, perché, per come, per quando. Allora, partendo dall'alto, ho messo queste qua che sono le casette della spiaggia di Brighton in Australia, perché quest'anno vorrei riandare in Australia, visto che l'anno scorso, cioè questo 2019, non sono andata.
Poi qua, you are bigger than what makes you, what is making you anxious, perché quest'anno vorrei un po' combattere la mia ansia generale della vita, vivere le cose con più serenità, non so nemmeno parlare. Poi questa sono io a un evento che sono andata a dicembre e questo simboleggia che nel 2020 vorrei partecipare a molti più eventi e uscire di casa, insomma. Questo gattino che naviga nei soldi sta a simboleggiare il fatto che questo 2020 vorrei risparmiare un po' di soldi e anche fare un po' di soldi, un po' di tutte e due, poi perché il gattino era super cute. Andando di sotto c'è Hailey Bieber, perché sta a simboleggiare il fatto che voglio imparare a truccarmi un po' meglio e diciamo truccarmi più che altro, visto che di solito non mi trucco quasi mai, a parte di oggi che sono truccata, quindi è un buon proposito che siamo... esatto. Stiamo mettendo in pratica. Di fianco, anzi dietro più che altro a Hailey Bieber c'è LA, perché quest'anno vorrei in realtà, allora, sia LA, sia Paris, sia questo, che penso siano le Maldive, ma non devono necessariamente essere le Maldive, stanno a simboleggiare il fatto che quest'anno vorrei viaggiare un po' di più. YouTube, perché quest'anno non vorrei rinunciare a ciò che mi rende felice, tipo fare video su YouTube, visto che negli altri anni li ho sempre fatti, poi cancellati, poi fatti, poi cancellati. Quest'anno vorrei farli con un pochino più di costanza. Questo sta a simboleggiare che quest'anno vorrei migliorare un pochino il mio rapporto con il cibo, perché non so se lo sapete, probabilmente no, però ho delle intolleranze alimentari che vorrei controllare un po' meglio quest'anno, quindi avere un rapporto migliore con il cibo. Subito sotto sono io, cioè è la prima foto che ho fatto qua nella casa nuova, e più che un buon proposito per il 2020 è un bel ricordo del 2019, ovvero il fatto che comunque ho comprato casa e sono super felice nella mia casetta nuova. Mi sto dimenticando niente? No, allora... Friends, me! Yes, ma sto andando in fila! Sotto c'è una quote, don't fuck with my energy, perché vorrei che quest'anno fosse un anno molto positivo, non solo per quello che succede, ma proprio come io affronto le cose. Sotto c'è una foto di una casa, che non è precisamente casa mia, però sta a simboleggiare il fatto che vorrei vivere la mia nuova casa a pieno. Sopra c'è una tipa con un look che mi piacerebbe manifestare quest'anno. Questo sono io in Sardegna e sta a simboleggiare il fatto che, come ho detto prima, vorrei viaggiare un po' di più quest'anno e poi fare anche delle collaborazioni con brand che sono collaborazioni un po' stimolanti. Qua c'è Princess Diana, che ha perso parecchi arti perché l'abbiamo un po' ritagliata. È un altro stile che vorrei avere quest'anno perché mi piace molto. Le mie amiche, perché ovviamente nel 2020 non si possono dimenticare gli amici e vorrei fare sempre più cose con i miei amici. Di fianco il mio fidanzato, perché vorrei che fosse parte di tutto il mio 2020 e vorrei appunto viaggiare un po' di più con lui. Un'altra quote: bad vibes don't go with my outfit. I'm sorry, I'm leaving. Bad vibes, dove vai? Fare un audio. Ah, ok, grazie. Bad vibes don't go with my outfit, perché vorrei che fosse un anno molto positivo e of no bad vibes whatsoever. Dopodiché il resto, aspetta che mi avvicino, l'ho completato con vari sticker e altre quote come in your 20s, perché appunto ho 23 anni e vorrei fare quanto più possibile durante questa età per non rimpiangere poi ciò che non ho fatto in futuro. E il resto sono tutti sticker, come appunto quelli che vi ho fatto vedere prima, per rifinire un po' il tutto. Ed è finito! Sono super happy! And I helped, but she didn't say it. Vabbè, ovviamente senza il contributo di Beatrice io non faccio niente nella vita. Quindi sì, ovviamente. E poi non serve che lo dico perché si vede che ci sei anche te nel resto del video. Quindi questo è finito. Ah, la cornice è semplicemente una cornice che ho preso in un negozio di fotografia qua a Milano. È una cornice semplicissima, quindi adesso possiamo andare a posizionarlo nella casa.
lo andiamo a posizionare esattamente qua. Ci sta? Qua. Di fianco al mio elefantino of positive vibes. Così tutte le mattine quando esco dalla camera per andare nella sala e affrontare la mia giornata, lo vedrò. Sono super proud. È venuto molto carino. Meglio di quanto sperassi.